Qualcuno mi ha scritto, ma come posso scrivere la mia nuova storia? Dammi qualche dettaglio in più. Ieri abbiamo parlato di un argomento dal mio punto di vista fondamentale per la nostra trasformazione, capire qual è la nostra narrativa, qual è la nostra storia che raccontiamo spesso nell'ambiente esterno, ma raccontiamo nella nostra mente, quella mente che ci porta poi in quella direzione che gli diamo. Noi abbiamo una bussola, abbiamo questo grande computer, un GPRS, un GPS, chiamalo come vuoi tu, ma è quella bussola che ci permette di capire oggi dove voglio andare. La mente ci aiuta nell'andare in quella direzione, ma c'è un veicolo altrettanto importante che sono le nostre emozioni e sono le nostre convinzioni, le abitudini, i comportamenti, l'identità che marchiamo sempre di più ogni giorno che viviamo questa nostra grande vita, questa vita che ci ha permesso di esprimerci al 100%, ma lo dobbiamo volere, dobbiamo entrare in questa capacità di trasformare le nostre vecchie esperienze, lasciarle alle spalle e dirigerci in un mondo nuovo, a volte anche verso l'ignoto. E allora qualcuno mi dice: ma come posso scrivere questa mia nuova storia? Beh, intanto inizia a capire come hai creato dentro di te la tua vecchia storia. Come nasce quella vecchia storia? Perché ti sei convinto che quella è la storia giusta per te? Come hai fatto ad arrivare a comprendere che quella è la tua storia, è l'unica strada, è l'unica parte della tua vita che ti segna il tuo destino? Allora, quando inizi a comprendere come nasce tutto questo, puoi iniziare a mettere dei semi nuovi e mettere in dubbio, in discussione, l'esperienza del passato. E tu mi dirai: sì, ma la vita è questa. Certo, la vita è questa, in base a quello che noi leghiamo come convinzione. Io sono convinto che è così, la vita è questa. Questa è una convinzione. Ma se iniziamo a mettere un dubbio, che la vita è molto di più, la vita la posso conoscere e trovare anche nell'incertezza, anche nell'ignoto. Posso iniziare a dare fiducia alle persone che incontrerò e selezionerò, sceglierò le persone che saranno nel mio cammino. E in base ai miei errori che ho avuto e maturato nel mio passato, cercherò di evitarli, di non ripeterli. E allora torna il concetto legato a quella domanda: come faccio a crearmi una nuova storia? Beh, la meditazione, la respirazione, la centratura. Partiamo sempre da questo. Dobbiamo essere centrati e dire alla mia mente che cosa desidero, che cosa amo fare, qual è la cosa più importante che posso realizzare in questo momento nella mia vita. Poi vedremo in un altro video come mettere in azione le nostre domande, come scegliere le nostre domande, che tipo di domande creare nella nostra mente, non solo domande che stimolano il nostro programma che abbiamo maturato negli anni per andare a scardinare quello che non ci serve più. Oggi, se ancora non hai compreso come creare la tua storia, guarda qualcosa di alternativo, qualcosa di diverso, mettiti in gioco. Se è da anni che ascolti la stessa musica, prova a ascoltare musiche che arrivano da etnie differenti. Prova a leggere biografie di persone che hanno realizzato qualcosa di straordinario nella loro vita. Leggi libri che ti danno gioia, che ti danno entusiasmo, che ti fanno capire che ci sono delle alternative, ci sono delle possibilità diverse. Ricordati sempre che se nel nostro paese piove o fa freddo, ci sono altri luoghi, altri continenti che c'è molto caldo o c'è molto freddo. Quindi sta a noi scegliere in quale situazione collocarci e fare di tutto per generare la vita che vogliamo, in base a che cosa? E poi ne parleremo anche in altri video, in base allo stile di vita che vuoi vivere. Se ti piace la vita al mare, perché vivi in montagna? Se ti piace la vita in montagna, perché stai in città tutto l'anno? La tua parte più profonda ti dirà: no, portami in montagna, appena puoi vai in montagna, appena puoi cammina in montagna. E perché vivi tutta la tua vita aspettando quel fine settimana di andare in montagna? Certo, io non la voglio fare facile, non la voglio neanche fare semplice. Tutto ciò che sto dicendo va a ripercuotere sulla nostra vita, sì, ma se decido di affrontare un cambiamento in base a quello che è la parte più profonda della mia anima, quell'anima che mi dice: ehi, guarda che puoi fare qualcosa di diverso nella tua vita, guarda che puoi fare qualcosa di alternativo in base alle tue passioni, in base all'amore che hai per il tuo lavoro, per la vita, per l'ambiente, e potrai generare delle nuove alternative. Ci sono persone che hanno trasformato i loro sogni in attività. Quindi oggi inizia veramente
dal trascrivere il tuo nuovo copione, se ci fosse un film tutto da creare e tu sei il protagonista, sei il regista, sei lo sceneggiatore, sei tutti quegli ingredienti che completano un film. Qual è la tua parte? E mentre stai scrivendo la tua parte, come vedi la tua vita? Parti da lì.